io non lo considero un errore. Joachim va detto che c'è stata un'operazione, secondo me, di disturbo da parte del Siviglia, che ha prima sollecitato il giocatore, però a noi ha fatto pervenire una proposta assolutamente irricevibile il 10 di agosto. A quel punto per noi il giocatore era incedibile. Poi nel calcio si capisce che trattenere magari un giocatore contro la sua volontà significherebbe mettere in difficoltà il gruppo. Beh, infatti io le chiedo, perché queste comunicazioni così decise, quando voi sapevate benissimo come noi che il giocatore non voleva restare, e come questo, Joaquin, tante occasioni ci sono state in questo calciomercato in cui voi dicevate delle cose e poi ne pensavate altre, cioè magari i tifosi, per tornare, si sono sentiti presi in giro come tante volte ci siamo sentiti presi in giro noi, parlo per me, come tante volte mi sono sentita presa in giro io parlando con voi. Allora, il caso di Joaquin, ripeto, l'ultimo giorno di mercato, il transfer è stato chiuso 4 minuti prima della chiusura, dall'offerta A si è arrivati, guarda caso, un'offerta B. Quindi a me dispiace, ma ogni tanto ci sono delle bugie a fin di bene, perché ci sono magari anche delle pressioni che vanno fatte, soprattutto quando i comportamenti non sono lineari.